Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini, di Rebiribo 00, capitolo 4. Erano le 3 di notte. Uscii da casa con molta calma per non svegliare nessuno. Misi in moto la macchina e sfrecciai tra le strade deserte della Louisiana, a causa dell'ora, a suon del mio CD preferito, i Pooh. Cazzo quanto li adoro. Nel frattempo accesi il tom-tom e misi tutte le indicazioni per trovare la casa di Mario. Ad un certo punto qualcosa o qualcuno mi fece agire istantaneamente con una brusca frenata. C'era una bambina davanti al cofano della macchina. Non era una delle solite bambine carine e coccolose. Era parecchio strana, carnagione molto chiara. Sembrava veramente un fantasma, capelli lunghi e con un abito bianco. Presi coraggio e decisi di andare dalla bambina per vedere se stesse bene. Ciao piccola, tutto bene? Sì. Puoi dirmi il tuo nome e dove abiti? Almeno ti riporto a casa. I tuoi saranno preoccupati. I miei genitori sono morti. Mi dispiace. E con chi abiti? Con voi. Dai, non fare scherzi, piccola. Come ti chiami? Mi chiamo Giulia. E sono qui per dirti che se tratti male ancora Sara, la porto via da te e da tua moglie. Ascolta. Allora sei tu che gli hai detto di fare quelle cose? Certamente, sono proprio io. Smettila di frequentare mia figlia. Tu non mi conosci, ma ben presto capirai chi sono e cosa voglio. Scomparve nel nulla. Rimasi lì per altri 10 minuti, fermo, terrorizzato da quello che vidi. Lei sparì nel nulla. Ritornai in macchina e mi avviai verso casa di Mario. Finalmente ero giunto a destinazione. Bussai alla porta. Ciao Mario. Lo salutai appena spalancò la porta alle sue spalle. Ciao Matteo, prego, accomodati. Sì, Senti, ti scoccia farmi un caffè? Devo rilassarmi. ma no, va, non mi scoccia, anzi, lo berei pure io un caffè. Dai, Rise. racconta che è successo. Mentre Mario preparava il caffè e speravo fosse buono, gli raccontai tutto quello che fece Sara a scuola, sul fatto che rispose così ai suoi compagni di classe, dei suoi strani disegni, dei tagli che si fece sul corpo. Gli dissi pure l'artefice di tutto. Oddio, veramente è successo tutto ciò? Sì, Mario, tutto quello che ti ho detto è reale. Sono preoccupato per mia figlia. Non saprei che dirti, poi Giulia non so proprio chi sia. Non credo sia la stessa bambina della cassetta a giardino. Venendo verso casa tua, ho frenato bruscamente perché davanti al cofano della macchina ho visto una bambina. Sono sceso per vedere se stesse bene e lei mi ha detto sì. Poi mi ha detto che i suoi genitori sono morti, che abitava da me, che se dovessi trattare male ancora mia figlia ce la porterà via. E poi è scomparsa. Nel nulla. Puff, In che senso scomparsa? nel nulla, capisci? Come se fosse un fantasma. Oddio, no, ma va, magari non l'ha vista andare via. O magari hai avuto un'allucinazione. Non gli ho staccato gli occhi di dosso, so quello che ho visto. Non è che non ti credo, ma sono perplesso. Dai, i fantasmi non esistono. Aspetta, come hai detto che si chiama la bambina scomparsa? Quella Che bambina? della cassetta giardino. Giulia, perché? E se questa Giulia, l'amica di mia figlia, è la stessa bambina che ho visto davanti alla macchina, che poi improvvisamente scompare nel nulla, cioè il suo spirito. No, assolutamente. Ti stai facendo prendere troppo da questa storia. Ah Non è vero. no? Ne stai uscendo pazzo. Sei troppo preso dalla storia delle cassette. Ogni cosa che ti capita la colleghi subito alle cassette. Basta Matteo, finirei per diventare pazzo, veramente. Sì, dai Mario, tolgo il disturbo. E quando deciderai di credermi, cercami. Aspetta Matteo. Non rompere il cazzo. Corsi fuori dalla casa incazzato nero.
misi in moto la macchina e tornai a casa. Finalmente arrivai a casa. Mi fermai un attimo a pensare a quanto successo. Nessuno mi credeva. Scesi dalla macchina per dirigermi verso la porta d'ingresso. Una volta entrato in casa,